strutturato risponde a tre esigenze fondamentali. Uno, alimentare la curiosità verso la ricerca. Secondo luogo, la promozione di se stessi. E in terzo luogo, il networking. Cosa vuol dire alimentare la curiosità? Vuol dire non fermarsi ai primi risultati e soprattutto ragionare sugli impatti che ha la propria ricerca sulla società. Durante i miei studi di dottorato ho potuto imparare, approfondire e sviluppare tematiche di ricerca che durante la laurea magistrale vengono trattate solo in modo marginale. Rispetto alla laurea magistrale, il dottorato dà un segnale al futuro datore di lavoro. La persona che ha intrapreso un dottorato ha la volontà di porsi sempre nuovi obiettivi davanti a sé. Durante il dottorato di ricerca ho cercato di spostare, almeno un po', lo stato dell'arte del settore che avevo scelto. Per far questo, ho capito che era importante trovare quale fosse l'intersezione tra ciò che piace fare e ciò che si sa fare. Al termine del mio percorso ho imparato che il principale motore della ricerca è la contaminazione tra più discipline. Quindi non abbiate paura di applicare tecniche consolidate in un settore o in un altro. Ho imparato ad affrontare un problema aperto cercando di identificare le possibili soluzioni, analizzando nel dettaglio e in modo sistematico ogni informazione in mio possesso, anche quelle che mi sembravano andare nella direzione opposta rispetto alla mia intuizione. In tal modo mi sono dotata degli strumenti per affrontare le più diverse situazioni, con un metodo rigoroso ma allo stesso tempo creativo. Ho imparato a non demordere di fronte ad un problema, ma al contrario a perseverare nella ricerca di una risposta, a pormi sempre nuove domande, non precludendomi nessun percorso, e ad avere uno sguardo aperto verso soluzioni diversificate e nuove. Uno degli obiettivi del dottorato di ricerca, a mio parere, è quello di insegnare una vera e propria professione, che è quella del ricercatore. Il dottore di ricerca ha alle spalle almeno 3 anni di lavoro dove ha imparato a focalizzarsi su determinati obiettivi, ha imparato ad organizzare il lavoro proprio e quello degli altri spesso, ha avuto occasione di presentare i propri risultati a congressi e spesso ha avuto occasione di lavorare in laboratori esteri. Ritengo che il dottorato sia stato molto importante nella mia carriera perché mi ha dato quelle competenze nella ricerca, nell'approfondimento scientifico e nella conoscenza di una materia come la mia del diritto alimentare, che poi mi è tornato utile successivamente nella mia carriera, soprattutto in termini di approfondimento scientifico, da capacità anche di trovare delle risorse a supporto del mio lavoro quotidiano. Durante il mio dottorato ho potuto anche affinare una serie di competenze trasversali che mi hanno permesso di completare la mia figura come ricercatore. Durante questo percorso si acquisiscono delle soft skill che possono essere, per esempio, la capacità di presentare in pubblico in maniera efficace, la capacità di analizzare grandi quantità di dati e di informazioni, sapere classificare, la capacità di gestire un team, la capacità di insegnare. Ho migliorato anche competenze trasversali come il public speaking, la gestione delle scadenze e l'interpretazione dei dati. Inoltre il dottorato è stato per me un punto di forza perché ho trovato un contesto attualmente lavorativo che valorizzasse la ricerca che avevo fatto durante gli anni di dottorato. Senza dubbio mi ha giovato avere una duplice visione di come vengono affrontate le problematiche sia nel mondo accademico che nel mondo aziendale. In termini di curriculum è servito molto, soprattutto in ambiente statunitense dove, o anche in ambiente tedesco, dove vengono molto riconosciuti questi titoli avanzati. Il dottorato per me è stata un'esperienza decisamente positiva perché, oltre ad offrirmi una formazione di alto livello, è stata un'occasione per inserirmi in modo graduale in un contesto tecnico-scientifico che si è rivelato di mio interesse anche dal punto di vista lavorativo.